Del Palazzo dello Sport di Torino, andiamo a vedere che aria si respira prima del combattimento fra i due pugili. Entriamo nello spogliatoio, questo è lo spogliatoio di Ciro Deleva, ecco, ci può seguire la camera, permesso. Ecco, molti personaggi, come sempre prima di un combattimento mondiale. Ciro Deleva sta facendo riscaldamento, lo lasciamo fare un attimo, non lo interrompiamo. Abbiamo anche un altro campione del mondo, Patrizio Oliva, è venuto a assistere il concittadino. Un pronostico su questo combattimento che appare molto difficile per Ciro? Appare difficile per gli altri, per me non appare per niente difficile, ho molta fiducia in Ciro, nelle competizioni importanti ha sempre dimostrato di essere all'altezza della situazione. Comunque chi corre i rischi stasera non è Deleva ma sarà Piñango sicuramente. Questo Piñango, ha notizie di questo Piñango? Io l'ho visto combattere contro Canizales, abbiamo visto a Ciro, è un bel pugile ma non è questo grosso... Questo campione che Deleva non potrebbe battere, non esiste proprio. Da un napoletano all'altro, vediamo se possiamo avvicinare un attimo Ciro, se possiamo interromperlo, grazie. Un momento importantissimo nella sua carriera questa. Ultimi cuccioli. Due mesi che si prepara e siamo fra poco. Tra poco. Aspetta questo momento. L'ho aspettato tanto, adesso ci sono arrivati. Concentratissimo al massimo. Molti dicono che lei è sfavorito, lei... Ecco. Le partite sfavorite, tutto quello che si fa in più è più bello. Adesso che mancano pochi minuti, in sostanza, è più sicuro di ieri, di due mesi fa? Sono sempre lo stesso da che sono partito dalla preparazione alla fine, mi sento sempre lo stesso. Come conta di impostare il combattimento? Non ci vedo lui più alto, lo devo stare sempre io vicino, non farlo ragionare che ce la bracciamo. Bene, lasciamo lavorare. Rocco Agostino, un attimo. Questo combattimento... Ha questo il sapore di una scommessa o no? Ma diciamo che un dato momento Deleva voleva fare questo match, credo che i risultati precedenti lo hanno confortato perché ha sempre vinto, ha difeso il titolo europeo, se non vado errato è l'italiano che più abbia difeso il titolo europeo, si è data l'occasione, abbiamo accettato di fare il match e mi auguro che stasera ne usciamo fuori come ne siamo usciti precedentemente con Oliva. Grazie, lasciamo un attimo, ecco, gli applausi per Deleva, prego la camera. Adesso vi dicevo che sembrava di essere una discoteca e fra poco vi spiego perché. Intanto qui c'è Zeffirino, ecco, amico di Frank Sinatra, col suo immancabile guanto d'oro, è uno dei personaggi. Prego il collega di Tutto Sport, Mario Bruno, di seguirmi anche. Entriamo nello spogliatoio di Piñango. Piñango si allena con una musica e balla, ecco, Piñango. Vogliamo chiedere a Piñango il suo modo solito di prepararsi. Te prepara sempre sì quando tienes que pelear. Bueno, siempre tengo la música en el gimnasio, me preparo para mi pelea con la música. Lui si prepara sempre così in palestra e anche quando combatte si prepara in questo modo molto originale, direi. Che musica è? Che tipo di musica? Ma che toda salsa, o sea, cosa de Centro America. Sì, questo ritmo, la salsa, che è un ritmo tipico del Centro America. Parliamo del combattimento con Deleva. Lui stamattina mi ha detto che tutto può succedere questa sera, tranne che vinca Deleva. È ancora convinto, visto che mancano pochi minuti? Esta mañana dijiste que todo puede pasar en el ring, pero no puede ganar. L'unica cosa che non può passare è che gane Deleva. Sigue siendo seguro di esa verdad. Lo ratifico otra vez que voy a hacer todo lo posible porque me levanten la mano porque tengo seguridad en mí mismo. Conferma che farà tutto il possibile perché gli alzino le mani da vincitore, perché lui ha grandissima fiducia in se stesso. Ha voglia di arrivare fino alle 15 riprese? Tienes ganas de llegar hasta los 15 asaltos o no? Bueno, todo depende, vamos a ver. Yo quisiera terminar esto temprano, pero si llega también tengo condiciones para llegar a los 15. Dice dipende, io se arriva l'occasione di finire presto, tanto di guadagnato, ma io sono a posto anche per finire i 15 round. Esclude che vinca Deleva in ogni caso? Non hai alcuna possibilità che gane Deleva? Bueno. No veo ninguna, sinceramente. No veo ninguna posibilidad que gane Deleva. Oye a mí. Non vedo nessuna possibilità che vinca Deleva, vedo solo me. Ecco, c'è Zeffirino, abbiamo anche lo speaker ufficiale della serata, Vladimiro Riga. Ci troviamo in linea a Roma per il telegiornale, ci rivedremo dopo con la telecronaca di Paolo Rosi.
Ed eccoci nuovamente collegati con il Palazzo dello Sport di Torino nel momento in cui Ciro De Leva fa il suo ingresso qui per portarsi sul ring. Il pubblico ora è aumentato di numero e naturalmente sta aumentando anche l'interesse e l'emozione per questo combattimento. Il campionato mondiale dei pesi gallo versione WBA tra Ciro De Leva e il 27enne venezuelano Bernardo Pignango, detentore del titolo, un personaggio dalla vita tumultuosa, un personaggio che alle spalle una notevolissima carriera. Da dilettante ha conquistato la medaglia d'oro per la categoria dei pesi gallo alle Olimpiadi di Mosca nell'80, sconfitto in finale dal cubano Hernandez. C'è da sottolineare che in quell'occasione la categoria dei pesi gallo presentava notevoli elementi di valore, come l'inglese Raymond Gilbody, che come abbiamo già ricordato in precedenza dovrà affrontare il francese Montero per il campionato d'Europa dei pesi gallo. Poi c'era anche Daniel Zaragoza, diventato poi campione mondiale WBC sempre nella categoria dei gallo. Poi Pignango, come abbiamo ricordato, che ha conquistato la medaglia d'argento. Ecco inquadrato il manager di Pignango, Luis Spada, che ha guidato anche la carriera di Duran Mano di Pietra, ed ecco il personaggio di cui abbiamo parlato. Professionista nell'81, Pignango ha sostenuto 23 combattimenti con 19 vittorie, di cui 12 prima del limite, anche se non deve essere considerato un vero e proprio picchiatore. Ha pareggiato contro Antonio Esparragosa e ha subito due sconfitte, entrambe ai punti, contro Raul Gonzalez, poi battuto nella rivincita, e José Flores. Ha combattuto fino all'84 in Venezuela, guidato dal manager Rafito Sedegno, e poi si è trasferito nell'84 in Panama, come abbiamo ricordato. Ecco, ora viene presentata la corona, la cintura mondiale, ed è Zapata che sarà all'angolo di Pignango, che esibisce questo trofeo un po' di gusto kitsch. Il suo primo impatto di Pignango con il paese centroamericano, vale a dire in Panama, non è stato molto facile. È stato costretto ad una inattività di circa 14 mesi a causa di un'imputazione per droga, che dopo mesi di carcere si è però risolta con un'assoluzione. Nell'86 ha sostenuto due match, battendo per KO tecnico alla seconda ripresa il cileno Badiglia e superando ai punti Tony Canizales per il titolo mondiale versione WBA. Ha un fratello, Carlos, peso piuma, che nell'81 tentò la conquista della corona mondiale di piuma, ma venne sconfitto per KO alla settima ripresa da Pedrosa. Come abbiamo detto, è diretto da Luis Espada, che è uno dei più noti manager del Centro America. A proposito di manager, abbiamo in precedenza ricordato l'impresa di Mario D'Agata, che è stato l'unico peso gallo italiano a conquistare il titolo mondiale, e corre l'obbligo di ricordare chi lo guidò in quell'impresa, Libero Cecchi, anche perché recentemente Libero Cecchi ci ha lasciato un gran vuoto, dobbiamo dire, ed era un personaggio che meritava di essere ricordato. L'arbitro dell'incontro è il sudafricano Stanley Christodoulou, che ha una grande esperienza, ha arbitrato molti mondiali, tra cui il drammatico Prior Arguello con il KO di Arguello, ultimamente Calleja Stecca a Rimini. Christodoulou non ha però diritto al voto, che verrà stilato dai giudici Rodolfo Hill, panamense, che faceva parte anche della giuria dell'incontro Oliva Sacco a Monte Carlo. Poi c'è Ismael Fernandez Viso, portoricano,
mentre vediamo Ciro D'Eleva che appare molto tranquillo, molto consapevole dell'impegno che sta per affrontare, ma senza segni di cedimento, di tentennamento. Stringe al petto il tricolore. Dicevamo che l'altro personaggio della giuria, un personaggio molto singolare, si tratta di una signora, Eva Shen del New Jersey, che è stata la prima giudice di pugilato nella storia della boxe. Ha fatto parte della giuria già in 12 mondiali, il primo dei quali addirittura nel 77, nell'incontro tra Muhammad Ali e Shavers a New York. Dobbiamo dire pure che il supervisore della WBA è l'americano Nick Kyrgiotis di Chicago. Ricordiamo anche che il campione versione WBC, sempre dei Gallo, è Laura Miguel, colombiano, che recentemente ha difeso il titolo battendo agevolmente Sanchez proprio il 23 di agosto. Il campione secondo l'IBF è l'australiano Fenech, che abbiamo visto recentemente. Ecco Patrizio Oliva, accolto con fragorosi applausi. Poi ci sono anche due ospiti da segnalare: c'è Musso, medaglia d'oro a Roma nel 60, e Pinto, medaglia d'oro nei medio massimi a Tokyo nel 64. Musso ha avuto anche una parte, ha iniziato la carriera professionistica, dobbiamo dire, ma poi ha mollato quasi subito, mentre Pinto ha rinunciato e ha preferito invece occuparsi immediatamente del lavoro come bancario. Detto questo, dobbiamo pure ricordare il contributo della Fernet Branca, che ha sponsorizzato questa manifestazione organizzata da Cotena, che nel giro di un brevissimo spazio ha messo allestito due mondiali, quello di Oliva Brunetta a Napoli e questo qui appunto a Torino. Torino ospiterà, come abbiamo già ricordato, i campionati europei dilettanti nel mese di maggio dell'87 e ha recuperato questa sera delle notevoli tradizioni. Ecco ancora Ciro D'Eleva con il maestro Silvestri, all'angolo c'è pure naturalmente Rocco Agostino, il suo manager, c'è anche Bruno Arcari, che abbiamo ricordato in precedenza ha disputato due campionati del mondo proprio qui. Secondo il regolamento della WBA, in un incontro mondiale è obbligatorio l'operazione di pesatura 5 giorni prima, con una tolleranza del 5% rispetto al limite di categoria, che è di 53.900. 5 giorni fa si sono pesati e Pignanco più esattamente ha avuto qualche difficoltà, avendo accusato 55.100, quindi quasi 2 kg al di sopra del limite, e ha dovuto quindi sopportare qualche sacrificio alimentare in questi ultimi giorni. Ecco inquadrato ancora Luis Spada, il manager. Comunque questa mattina non ci sono state difficoltà per quanto riguarda le operazioni di peso, ambedue hanno fatto registrare 53.500, ricordiamo che il limite di categoria è 53.525. Ecco Ciro D'Eleva, il gladiatore napoletano,